L'esperienza di, delle donne è un'esperienza di persone che ricevono le ultime comunicazioni, soprattutto sono madri, sono mogli, sono fidanzate, sono sorelle, e ovviamente non abbiamo, per ovvie ragioni, non abbiamo, come dire, un ritorno da questo. Abbiamo però un ritorno nella memoria che le donne, queste donne, conservano dei propri fratelli, mariti, figli caduti. Ecco, questo sì, l'episodio che ricordavo prima, appunto, della consegna qualche anno fa di questo piccolo fondo di Luigi Parusso, molto emozionante, perché contiene proprio questi, oltre a questi piccoli biglietti che mi mandava la madre, dicendo mandami, che ne so, le calze, insomma, le cose sempre normali di corrispondenza carceraria, contiene però anche il frammento della giacca che aveva addosso al momento della fucilazione, perché vengono poi sepolti in una fossa comune, che è quello che permette poi il riconoscimento durante la resumazione, dopo la guerra, insomma, nel maggio, giugno del 1945. Ecco, qui c'è forse più un aspetto, almeno nell'esperienza torinese, dell'archivio torinese, c'è un aspetto di, come dire, di donne che ricevono questi documenti e sono custodi della memoria, e lo sono fino alla fine dei loro giorni. Questo è un elemento, secondo me, che va tenuto presente, perché diventano effettivamente le custodi della memoria. Alcune le abbiamo conosciute, appunto, il padre Antonio, ma la stessa Gisella Zamboni, che pure avrà un suo percorso poi politico nel dopoguerra, quindi però da questo punto di vista lei è la custode della memoria familiare, anche se c'era la madre, che poi ormai ovviamente è scomparsa da molti anni, lei c'è ancora, anche se è anziana, ma quella memoria, questo ruolo lo svolgono a pieno, proprio nella conservazione e nella comunicazione della memoria.